Potremmo di andare in alto. Piediti quando compiono le vite, lo paladino, il punto di lei, il casante della bella genica, fatte le entrate e tutte le viceferie. Eccoli in campo uno contro l'altro, la cercano di mangiare siccome lui. Avi quattro figlioli, caro Marco. No, non è cosa d'opera di pochi. Questa che vi racconta è vera storia. Io mi sento vicino, non picchiamo di cattaliare, non dica di più. Orlando a un certo punto la scendita, mentre Rinaldo ancora ci andava, per la ragione che essendo più sicuro faceva meno fatica e non durava. Ma Tizio, Bugiadini, era un condutissimo diavolo e cercava da venire dicendo c'è. Non è che mi giustifichisse bene. O ne vennero, nemmeno! Mi pare che non faccio pure Fausto, casino padre eterno di spatazza, che ci venisse a tutte le tue femmine con le stuppa delle matarazze. Mi pare che non saggio, da settembre, hanno passato sotto i tuoi paesi, che ci assaltasse a uno appresso all'altro, a chiudere 700 magazzini. Mi pare che non saggio, che quei luzzoli che ci trovassi dentro e s'accapano, si fabbricassi il tanto splendidissimo castello antico Tori Montalbano. E intanto finiamo la spada là. E te su un corpo così cementi. Sto bene. No, no. E te su un corpo così cementi. Se Rinaldo non faceva un sabato, era perduta per me. Ma chi tu però spiglia la rimiglia, se ci dice. Babbo, va, ora va. Si mi ha saputo fare tanti piccoli, segno che tengo tanta abilità. Ma tu, da tutto che sei potentissimo, parente dello stesso imperatore, ecco che sei tutta per scauso, come se fosse un innamoratore. Taglia dallo specchio, che era ridicolo. Vedi questo tuo nasone storto. Appi ragioni, la leggiata angelica, non senti pittia, non ti trasporto. Aspetta, aspetta. Dammi abbassa l'animo, con un corpo solo della mia sofferta, di apparaggiarti questa tua proposta. Così dicendo si inguattò lo specchio. Fece girare l'arma come un animolo. E quando s'adunò che solo vento che procedeva ad imbiscava l'aria, fece calare l'esco il suo pendente. Orlando. Ma si riuscì a fare allo subito, chi, avendo un disubria, la fiscanzana, s'aveva guettato e Modeneggi poi piazzata la sua tollentana. E quando s'adunò che nello scindere la spada di Rinaldo vi ha piccato dentro terreno, ma non poteva essere di sé, potente Dio sacramentato, ecco arrivata l'ora tua prenomina, Rinaldo, ti puoi fare il tuo tabuto. E con un colpo di spadancia di sopra lo buttò a terra quasi già mortuto. Ah, mi disse quello onesto sinesi come se fosse un atto furiano. E questa è la tua metà che vuoi ferirmi mentre che sono senza spada a mano? Ah sì, te riconosci, fidentissimo, potente, vile, figlio di Maggiano. O voci tu che ci facessi la guada da dal monte sotto la fontana? Prenditi la distanza. E se sei abili, venici faccia a faccia, pugno a pugno, e ti riduci questa faccia giallina e tafiata, peggio di un cutugno. Sì, spavaldoso che tu sei, ci arrepica Orlando e Paladino. E come quale? Ti voglio mostrare il mio terribile brando e la forza di potersi umano. E così detto tutti e due si arrastrano, vengono lociato, e con le quattro braccia alzano le spade sopra i cani e ognuno si partirà per minaccia. Succede tutto, le due spade si incrociano, cadono le suoi ben prestorotti e cadono storditi ambo all'unisono per 7 giorni interi e 7 notti. Bravo! Piacciava la quinta speciale. No, no, chi se ne fregava, Un sublocca. Già, emozionato. No, quanto la... No, che c'è allora che...